In occasione del 2002 anno internazionale delle montagne, la comunità montana dell'Oltrepò Pavese, in concerto con la Regione Lombardia, l'amministrazione provinciale, l'ERSAF e la Fondazione Cariplo, ha voluto concretamente intervenire sul proprio territorio montano con la sistemazione e manutenzione dei sentieri, dei capanni e delle aree di sosta. Fare assoparare al viandante, grazie a buoni raccordi logistici lungo il percorso, la libertà di movimento e la riscoperta del territorio, dove ogni passo attraverso i sentieri stessi acquisti il valore di un piccolo traguardo, è per l'ente montano, come ha sottolineato il presidente Elio Berogno, uno degli impegni più importanti finalizzato ad uno sviluppo socio-economico che può contribuire a frenare l'esodo delle popolazioni montane verso i grossi centri industrializzati. All'inaugurazione delle opere erano presenti, oltre al presidente della comunità montana Elio Berogno, l'assessore regionale Giancarlo Abelli, il senatore Luigi Fabbri, gli assessori provinciali Romano Gandini e Vittorio Poma, il presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, il presidente del Consiglio provinciale Mario Anselmi, il commissario straordinario del Policlinico di Pavia Giovanni Azzaretti ed i sindaci dei comuni montani. Particolare significato ha assunto la volontà di intitolare i sei capanni, le due aree di sosta ed il cippo in sasso, alla memoria di Eugenio Rossi, Giannino Romani, Carolina Tornari, Ugo Piazzardi, Mario Rossi, Don Pietro Castellano, Giovanni Filippini, Carlo Azzaretti ed Ivano Albertazzi, persone che a livello locale hanno dedicato il loro impegno allo sviluppo e alla valorizzazione dell'Appennino Pavese. Si è esibito il coro Comolpa di Varzi. Migliori quelli su, cominciamo a prendere al pubblico, sì quelli su sono migliori e sono anche un po' più fuori mano. Ciao, come stai? Sono stati i lavori sono stati eseguiti dall'ERSA, il nuovo istituto regionale che raggruppa tutte le attività agricole e forestali della regione. Questo lo dedichiamo a Carolina Co, munita di licenza elementare, Tornari Carolina di professione ristoratrice, con il titolo di Cavaliere del Lavoro e Medaglia d'Oro della Camera di Commercio di Pavia, ha svolto per più di 70 anni la propria attività. Oremus, Deus, qui loca... creduto nella comunità montana e ne ha valorizzato la penetrazione nel tessuto socio-economico locale. Due specifiche benemerenze devono essergli attribuite a testimonianza del suo impegno a favore della montagna: la realizzazione della sede distaccata in Varzi della laurea universitaria in tecniche erboristiche ed il piano di razionalizzazione della rete scolastica dell'Oltrepò Montano, ancora punto di riferimento per qualsiasi intervento sull'istruzione dell'obbligo. Concedi a tutti coloro che visiteranno questo luogo di formare una dimora di pace.
studio di licenza elementare, Mario Rossi è stato prima di tutto gli uffici della comunità montana per conseguire scrupolosamente tutti gli elementi che gli potessero occorrere, anche il tempo libero che offre una pausa di distensione dei più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Preghiamo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel suo amore. O Dio che infonde vigore ai corpi, luce alle menti, guidi tutti noi giorno dopo giorno, perché la fraternità e letizia, in fraternità e letizia diventiamo. Diamo un'occhiata anche dentro. Prego, prego. Suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo, è un tempo di allegria, un tempo di gettare le pietre e un tempo di raccoglierle. C'è un tempo per abbracciare, un tempo. Ecco, termina qui questo brano che mi sono permesso di leggervi. E per del vescovo che non è potuto venire ed era stato invitato, come sapete. Dice così, di cui alcuni confratelli sacerdoti ricordano ancora la generosa figura di zelante sacerdote perito nell'esercizio del suo ministero pastorale. Saluto con deferenza le autorità presenti e tutti benedico di cuore. Martino Canessa, vescovo. Ricorda che domani, che donarsi è umanamente un gesto nobile e degno, qualifica l'uomo. Sergio e Don Dante procederà al taglio del nastro perché i parenti di Don Pietro. Il sasso, sarà scritto anche nell'opuscolo, è un sasso nero del Brallo, portato qui a fatica. Questo rifugio, il numero 6, l'Aguglione, è dedicato al dottor Giovanni Filippini. Nato a Varzi il 18 gennaio 49, Giovanni, perché Mario Anselmi è stato in comunità montana assessore all'ecologia, molti di questi rifugi e di queste iniziative portano la sua firma insieme a quelle di Bedini, Gianluigi, insieme a quelle di Brignano, la caccia. Quindi crediamo che la persona, diciamo, più indicata nei confronti della memoria di Giovanni sia appunto Mario. Prego. Fermatine Mario, fermatine. Fermatine, fermatine, fermatine. Impegno istituzionale. Vice sindaco di Varzi ai tempi dell'anonimo e poi senatore dottor Giovanni Azzaretti, sindaco di Varzi per diverse tornate elettorali, vicepresidente nell'amministrazione della cosa pubblica, il rigore che lo caratterizzava nel chiudere i conti consuntivi annuali, dove l'avanzo consistente era prima
anche un obiettivo, un vero e proprio imperativo categorico. Ma la sua umanità si è particolarmente manifestata nella realizzazione dal... La cerimonia di commemorazione del...